Dal primo respiro dell'acqua all'ultimo respiro dell'aria, l'incontro con questi elementi naturali e il percorso intrapreso da Sebastiano Cascone, pianista, compositore e qui a Studio Mattina per presentare il suo ultimo disco. Si intitola Acquaria, l'incontro tra l'acqua e l'aria, tra l'origine della vita e il suo manifestarsi. Ne parliamo con Sebastiano Cascone e Lucia Maglitto, autrice e speaker radiofonica. Benvenuti ad entrambi, bentornata Lucia, già sei passata a trovarci. Ovviamente Lucia, in quanto speaker ed autrice radiofonica, spazia tra vari argomenti. La musica sicuramente è il tuo terreno. Vorrei partire proprio dalla presentazione dell'album di Michelangelo Iossa, dall'ultima frase, che richiama quella di Federica Riccia: di goccia in goccia l'azzurra anima di Acquaria di Sebastiano Cascone si esprime tra mare e cielo, tra lacrime d'acqua e soffi di vento. Vogliamo far parlare magari Sebastiano su questa frase? Vi posso dire, la musica di Sebastiano è una musica che accompagna, è una musica che culla. Parliamo di musica al pianoforte, quindi di stampo classico, un classico contemporaneo, e io direi continua tu. Dacci sì. L'emozione. Sì, sono un classico contemporaneo, forse non ben definito, perché è una musica che potrebbe essere associarsi a dei momenti forse di intrattenimento come colonna sonora, oppure di momenti intimi tra persone, o un semplice ascolto. È una musica non ancora, diciamo, ben definita, però a me dà tantissime emozioni. E questo rapporto, questo gioco magico tra l'acqua e l'aria, l'ho voluto proprio in questo progetto nuovo che è Acquaria. In effetti è un percorso magico, è un percorso che chiunque autore, chiunque compositore, attraverso il proprio mezzo, che nel mio caso è la tecnica, è lo strumento, è il pianoforte, mi porta ad emozionarmi e a sua volta ad emozionare colui che è l'ascoltatore. E lo faccio con semplicità, forse una semplicità tra virgolette, però io mi emoziono, per cui è questa magia che c'è attorno a questi suoni che mi ha portato poi a far nascere questo nuovo prodotto. Un album rilasciato in gennaio 2013 contenente sì. 12 tracce che attraverso gli 88 tasti di Sebastiano Cascone accompagnano l'ascoltatore alla scoperta di questi elementi di cui abbiamo parlato e della semplicità. Noi abbiamo anche un contributo video, lo vediamo insieme e poi commentiamo anche con Lucia Maglitto e Federica Riccia. Del volo libero, che è una delle 12 tracce più la bonus track, quindi sì. In effetti sono sì. 13 brani. Me ne ero persa una. Beh, si percepisce a questo punto tutto ciò che è stato introdotto. Lucia, una vera terapia. Esatto, una vera terapia. Ti dicevo, una musica che accompagna, una musica da ascoltare, qualcosa da sulla quale poter creare, può anche ispirare. Io, per esempio, nelle ultime sere ho scritto, perché ogni tanto succede anche a noi, insomma, di scrivere, e scrivevo con la musica accompagnata dalla musica di Sebastiano. Evoca immagini,
evoca frasi, evoca spazi liberi, avete visto anche nel video, no? Si vedevano questi gabbiani, questo orizzonte del mare. È un po' romantico, va? Torniamo sul tema del romanticismo, che a me piace tanto. Mi fa piacere il fatto di dire che è una terapia, ecco, perché non nascondo, sono un musicoterapeuta. Mi occupo di musicoterapia e subito dopo gli anni del conservatorio ho iniziato questo percorso con questo mondo fantastico, con il rapporto con questi ragazzi, chiamiamoli diversamente abili, che in effetti non lo sono. E loro mi hanno insegnato ad emozionarmi, lavorando, avendo delle risposte anche minime da parte loro, io mi sono emozionato e lì piano piano sono nate tante idee musicali, soprattutto in un percorso fatto con ragazzi sordomuti proprio qui a Napoli, e lì è stata una delle esperienze più belle, perché un brano di Acquaria che già era nel cassetto è stato proposto durante uno dei miei percorsi a questi ragazzi, e bello perché poi alla fine brano vibrante. Diciamo vibrante, però fatto, giocato molto sui alti bassi, suoni leggeri, suoni un po' forti, perché poi sai, il sordo muto ha bisogno di sonorità, di armonie un po' diverse rispetto a noi, voglio dire, tanto per far arrivare le vibrazioni. E anche grazie a loro che io sono arrivata anche a raggiungere un percorso diverso, ripeto, ancora più emozionale di prima. Federica Ricci. Sebastiano Cascone è nato a Castellammare, si è diplomato al Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino. Ha cominciato con il clavicembalo, composizione e clavicembalo. Poi racconta che i maestri si sono accorti della sua sensibilità pianistica ed è diventato un solista di fama internazionale. E a differenza dei pianisti che spesso immaginiamo un po' magari solitari, Sebastiano ama il rapporto con il pubblico e ama il live, è vero? Tantissimo. Io ho iniziato dopo il mio 15° anno di età, dopo il compimento inferiore di pianoforte, ho iniziato già a fare delle piccole esibizioni. Vabbè, del resto le facevo anche a casa, forse un po' come le facevo prima il maestro Avvio, col microfono. Io le facevo col pianoforte, mi chiudevo dentro casa e vabbè, studiavo, però così giocavo con la musica, giocavo con i suoni. E il mio rapporto col pubblico è bellissimo, perché devo stare a contatto con il pubblico mi deve dare l'emozione e attraverso le loro emozioni io riesco poi, diciamo, riesco a dare e a trasmettere. Come nasce Acquaria, la prima intuizione per la creazione di questi brani? Acquaria nasce, ripeto, proprio da questo mondo magico, questo intreccio tra l'acqua e l'aria. Io sono stabiese, sono legato molto a una città dell'acqua, per cui lavoro in penisola, per cui ho continuamente un contatto con l'acqua. E lì c'è tutto questo mondo magico, questa armonia, questo colore, questo odore. E ho voluto dare, diciamo, un po' anche un omaggio all'acqua in sé per sé. Nato così, voglio dire. L'ascoltatore comune, va, chiamiamolo così, educato a suoni che siano un po' più pomposi di questo, no? Suoni un po' più costruiti. Un po' più pop. Un po' più pop, meno naturalmente, classici. Meno classici. Come si può educare un ascoltatore a questo tipo di musica? Dicendo siate curiosi. Semplicemente siate curiosi sempre. La musica unisce, la musica è parola in alcuni casi. Difatti Sebastiano è musicoterapeuta, quindi comunica continuamente con i suoi allievi anche, certo, con il suo pubblico. Siate curiosi sempre, girate in internet, anche se sentite un brano popolare, un brano pop, un brano rock, cercate al di là di quello che può sembrare a portata di mano. Siate curiosi, semplicemente.
Federica Riccio. Nel 2007 il primo disco autoprodotto, Sorridere ad un sogno, e poi la grande presentazione di Acquaria, si è svolta la manifestazione rock. Salutiamo Michelangelo Iossa, che insieme a Carmina Aimone ha curato la mostra. Sebastiano Cascone, quanto c'è di rock in te? Ecco, perché sembrerebbe a prima acchito uno strano connubio. No, non assolutamente. Il rock non inteso proprio come, ecco, musica cruda, diciamo, musica, ecco. No, il rock abbraccia tutte le forme musicali, e grazie, ecco, agli organizzatori, grazie al Panno, mi è stata data la possibilità di portare delle sonorità diverse, che però hanno sposato bene, anzi, benissimo, perché mi sono trovato in una sala magnifica, omaggio ai Genesis, per cui lì ho fatto anche ho voluto dare un'impronta finale, diciamo, anche più rock, di interpretando un brano. Mi è piaciuta, per cui ho sposato bene il rock e Acquaria. Posso dire anche, se scusami se ti ho interrotto, in realtà dalla musica classica viene tutta la musica. Beh, certo. Assolutamente. Quindi c'è sempre un legame, no? Si allarga proprio come un albero, no? Come i rami di un albero. Quindi non c'era di tanta differenza. Sebastiano sta a rock perfettamente, direi. Sai, il rock è più un pubblico che si avvicina, perché vado lì per ascoltare determinati fenomeni, ecco, del passato, una musica, gruppi fatti. Ascoltare un pianista che fa una musica, ecco, un classico contemporaneo, sembra un po' adeguato. Invece penso che abbia avuto abbastanza un risultato. A noi è piaciuto molto. Lucia, com'è assistere ad un'esecuzione dal vivo, ad un live di Sebastiano Cascone? Che emozioni comunica? Ti una cosa è ascoltarlo, ecco, avere un'ispirazione magari nella solitudine della propria stanza, della propria casa, piuttosto che della natura in questo caso. È una cosa, è giustamente un po' diversa, guardarlo al pianoforte. Sebastiano ti incanta, vive la sua musica, si muove sui tasti del pianoforte, ha delle espressioni particolari, la recita, la interpreta, anche nelle espressioni del viso. Quindi resti lì, ascolti e guardi incantata, come se ti passassero le immagini davanti agli occhi. E lui era un regista perfetto. Prossimi appuntamenti, ricordiamo intanto il sito, che è www.sebastianocascone.it, dove avere informazioni riguardo i tuoi, certo, brani, certo, i tuoi appuntamenti. Prossimi appuntamenti. Prossimo appuntamento sarebbe al Miss Salernitano, esattamente a Cava di Tirreni, poi alla Marina d'Arechi, per cui ho la fortuna di aprire questa stagione, questo porto nuovo a Marina d'Arechi, e poi in seguito spero che ci siano altre occasioni, e poi il limite li possiamo vedere su internet, sul sito. Speriamo che questa musica investa tutti, ma credo che non abbia difficoltà a farlo, perché è veramente molto bella. Complimenti a Sebastiano Cascone, ricordiamo Acquaria, 13 tracce, tutte molto intense, una fusione di begli elementi. Ringraziamo ancora una volta Lucia Maglitto per essere stata qui. Naturalmente ti aspettiamo, volentieri, perché ci porti sempre tante belle novità in questo salotto. Grazie a voi, volentieri.